Nebu bagnato, nebu solitamente sfortunato, ma oggi fortunato perché qua c'è un'auto che mi ha fatto innamorare, la Mazda 2 2023, con un motore molto speciale perché è il 1500 aspirato 4 cilindri con un micro ibrido che l'aiuta davvero tanto, il lusso della semplicità. Oggi sarà molto breve qua fuori perché vorrei non bagnarmi troppo, vi dico soltanto che lei la conoscete, quindi una vettura di segmento B, lunga 4 metri e 06, quindi poco più di 4 metri, molto carina secondo me, con il suo terminalino di scarico, con i suoi cerchi da 16 pollici, con la sua tonalità Soul Red Crystal, meravigliosa Mazda, con una tecnica di illuminazione rigorosamente LED e un bellissimo sguardo dal mio punto di vista, una piccola miraglia come la definisce Mazda, che secondo me è capace veramente di farvi innamorare. Vi anticipo di che cosa vi parlerò del fatto che lei è un'auto incredibilmente affidabile, capace di farvi sentire veramente in empatia con l'auto, vi coccola, si prende cura di voi, è un piacere guidarla, consuma niente ed è stata una bella scoperta. C'è il keyless per accedere, lo vediamo in questa veste Omura, abbiamo tutti gli elementi a contrasto neri, vedete il tetto e lo specchietto qua sulla parte frontale, insomma diventa una vettura molto elegante con questo appeal estetico sportivo. E negli interni abbiamo a disposizione un'auto che ha una buona qualità costruttiva, materiali morbidi imbottiti qua nella parte centrale, sotto ovviamente plastica, belle le bocchette della climatizzazione con i contorni rossi, e a bordo sembra una piccola MX5 perché abbiamo il quadro qua davanti che mette in primo piano il contagiri con la velocità lì nell'angolino, ci sono i due display personalizzabili, c'è un head-up display lì davanti e c'è un sistema infotelematico classico, insomma quello che abbiamo sempre visto sui sistemi Mazda. Lo vedete qua, belli materiali, abbiamo delle prese USB di tipo A, peccato ci poteva essere una tipo C, ma va benissimo così, vani per i poroggetti, climatizzatore manuale, anzi con la ghiera manuale, ma in realtà è assolutamente automatico, riscaldamento dei sedili del volante, una bellissima posizione di guida di cui però ve ne parlo dopo. Vi faccio vedere dietro, dove c'è comunque secondo me tanto spazio per vivere questa segmento B, perché alla fine 4 persone ci stanno incredibilmente comode. Mazda ha fatto un lavoro meraviglioso in termini di gestione dello spazio, perché c'è questo pozzetto molto profondo che dà la possibilità di stare seduti molto bene e di avere anche spazio in altezza, che è una cosa davvero non male. Vi faccio notare poi anche nella vista da qua dietro il cambio manuale sei rapporti e tutto il tunnelino centrale con il rotore per controllare il touchscreen, che funziona solo da fermo, in movimento serve usare la rotella, e il freno di stazionamento rigorosamente a leva. Vi faccio vedere anche il bagagliaio, che non è per nulla male per una vettura di questo tipo. L'apertura è, bisogna ovviamente dirlo, manuale, ho anche sganciato questi prima, scusatemi, con un vano molto 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 profondo, davvero ha secondo me delle doti di capienza molto elevate, e questo gli permette secondo me di essere un'ottima scelta anche per un'auto che magari viene utilizzata come principale, con la possibilità poi di andare a battere i sedili in configurazione 60-40 per avere più spazio a disposizione. Vabbè dai, tanto ormai l'acqua la sto prendendo. Vi faccio vedere anche il motorino, tacchete, perché è la vera star. Questo motore mi ha fatto rinnamorare di questo tipo di soluzioni, con una mano difficile, di questo tipo di soluzioni su delle piccole auto, perché avere un 1500 aspirato tecnologico significa avere una scelta incredibilmente affidabile che non vi darà mai problemi, perché tutto ciò che non c'è non si rompe, e soprattutto su un'auto che pesa 1 tonnellata come lei funziona da Dio, veramente benissimo. Forza, andiamo in macchina che vi spiego tutto. E poi al volante mi rendo conto che questo è il vero lusso della semplicità. Una delle prime cose che noto, e poi cerco comunque di essere svelto in questo video, è una sensazione che questa macchina riesce a fornirmi. Esattamente al pari di Mazda MX-5 mi sento veramente tanto coccolato da questa piccola macchina. È una macchina con cui si fa amicizia, a cui le si vuole tanto bene, è una macchina affidabile che ti porta in giro e che ti invoglia a guidare bene. È molto particolare, non so come descrivere questa cosa, sarà forse il lusso della semplicità, sarà forse il riuscire ad abbinare quella che era l'affidabilità, la semplicità del passato con la tecnologia moderna, stessa cosa che troviamo su MX-5, stessa cosa che troviamo qua. Poi c'è anche da dire che a bordo di questa Mazda 2 mi sento molto bene, perché la posizione di guida è perfetta, è una triangolazione veramente meravigliosa, un bel volante, una bella posizione di guida, potrei stare qua per ore, mi sento coccolato da questa piccolina. E poi arriva il bello, il lusso della semplicità, un 1500 aspirato, mamma mia. Allora, se è chiaro, a me gli aspirati non piacciono, perché? Perché il turbo è più efficiente, il turbo va più forte, punto. Ma
su una vettura del genere, quando si lavora bene di telaio, quindi si riesce a ottenere un'auto leggera, sfiora la tonnellata, quindi pochissimo, anche un 1500 che di base è un motore ben più grande dei 1000 turbo che vediamo addirittura su SUV di segmento C della concorrenza, diventa ben più che sufficiente, anche se aspirato, perché aspirato significa un motore che ha meno coppia, però comunque a 150 Nm di coppia, che per una vettura da una tonnellata rasa vanno più che bene, e poi diventa anche un pochettino divertente perché è capace di salire quasi 7000 giri, no? Come appunto la MX-5, ma è un bel motore pieno, con un'elasticità invidiabile e di cui mi ha sorpreso la rapportatura. Pensate che a 130 km orari in sesta marcia questo motore sta a 2000 giri, è fuori di testa, è veramente molto molto bello. E in più, grazie a questo sistema mild hybrid che recupera un pochettino in frenata, che dà qualcosina nelle prime fasi dell'accelerazione, ovvio non è un sistema ibrido complesso, ma tanto basta per darvi comunque l'omologazione ibrida e aiutare pochettino il motore, lei è capace di consumi sensazionali. Pensate, circa 4 litri ogni 100 km se guidate attenti, che sono niente se guidate in modalità abbastanza normale. La media si ferma a 4,5 litri ogni 100 km, quindi davvero un consumo meraviglioso, molto costante, con un'auto che ha questo motorino che è presente, lo si sente quando gira, non è isolato, e che è bello. Poi mi piace il contagiri qua nel centro con la velocità nell'angolino, è un'impostazione quasi da sportiva. Però, insomma, mi è piaciuta davvero tanto, si fa guidare molto bene. Poi ha uno sterzo bello preciso, molto preciso. Il corpo vettura segue bene tutti i comandi, anche adesso con la pioggia, col nervoso. La mettiamo in crisi, sta lì di retrotreno, fa tutto quello che le chiediamo con una velocità invidiabile, comunque morbida di sospensioni, quindi adatta per l'utilizzo di tutti i giorni. E il cambio manuale, qua lo dico, qua non lo nego, di nuovo nell'ottica di auto del 2023, io preferisco 100.000 volte l'automatico, non c'è assolutamente paragone, o addirittura non averlo come sulle elettriche. Ma questo manuale mi è piaciuto tantissimo perché è una frizione leggerissima, si opera benissimo, insomma non diventa un impedimento, non diventa una cosa macchinosa da utilizzare, ma diventa un bel accompagnamento alla guida, anche perché Mazda i cambi manuali li sanno fare molto bene. E poi arriviamo, prima di dirvi un po' che cosa c'è all'interno, alla filosofia di quest'auto, che mi ha sorpreso e mi ha spinto ad andare a configurarne una, a vederla un po', perché tutto ciò che non c'è non si guasta. E quindi ritorniamo all'affidabilità delle auto di un tempo. Non c'è un gruppo turbo compressore che dopo tot chilometri o va revisionato può dar noie, c'è un motore che virtualmente è infinito, non c'è un cambio automatico su cui far manutenzione, ma c'è un semplicissimo cambietto manuale la cui manutenzione per eventualmente cambiare frizione o volano costa niente, ed è affidabile perché è una vettura la cui affidabilità è assolutamente rinomata all'interno di tutti i ranking del caso. E poi, cavoli, funziona bene, e non pensate, non dovete assolutamente pensare che non le manchi personalità. Adesso ho scelto un percorso cittadino perché è giusto provarla in questo ambito, ma credetemi, se per caso avete bisogno di un po' di brio, con i suoi 90 cavalli, lei li ha tutti. Guardate, ad esempio adesso, prima marcia, 2000 giri, giù tutto il gas. Senti come sale forte! È carinissima. E poi ha questa bella linearità, no, dell'aspirato, che le conferisce un comportamento dolce, pur avendo prestazioni di tutto rispetto, perché lo 0-100 è coperto in meno di 10 secondi, 9,8, la velocità massima è superiore a 180 km orari, quindi vi accompagna bene anche in autostrada, anche in virtù del fatto che, come vi ho detto, a 130 km orari, 135, in sesta marcia siamo ad appena 2000 giri, pochissimo, e in autostrada le viene aiutata anche dalla suite di guida assistita quasi di livello 2, perché ha il cruise control adattivo con funzione di cambiamento della velocità e di mantenimento della distanza dal veicolo che ci precede, un sistema anti-abbandono della corsia che ci rimette nella nostra corsia appena usciamo dalle linee bianche, non manca la frenata automatica di emergenza e tutto ciò che serve, insomma, per stare tranquilli su un'auto del genere. Non vi dico che ci sono pavimenti tutti i sistemi di sicurezza base, dell'SC, ABS e tutto quello che volete, però anche adesso guarda che roba! E poi è una cosa curiosissima perché anche nella guida di tutti i giorni lei ci indica quale rapporto
utilizzare e ci fa viaggiare a filo dei 1000 giri anche quando siamo in queste situazioni. È strano, cioè nel senso è una cosa molto piacevole, ma denota, vedi, terza, quarta, mi fa mettere la quarta a 1400 giri, perché denota comunque che l'elasticità di un motore aspirato dà delle possibilità anche in termini di consumo di carburante molto vantaggiose se sfruttate bene come hanno fatto su questa Mazda. Quindi un'efficienza che viene ritrovata grazie appunto a questo microsistema ibrido che comunque è poco influente, grazie al peso ridotto, come è giusto che sia su un'auto del genere, grazie all'ottimizzazione di questo motore 1500 che non vuole sacrificare la giusta cubatura, perché un motore deve avere comunque sostanza, deve avere cubatura, per un ridicolo downsizing che non serve. 4 cilindri ci sono tutti, 1500 c'è, è una vettura piena che lavora bene, mi ha reso davvero tanto contento. Tra l'altro, poi chiudo, ci sono anche delle buone doti a livello di climatizzazione, perché la vettura si scalda e si raffredda molto velocemente, anche se questi controlli sono manuali, non mi dispiacciono per nulla, sono praticamente gli stessi della Mazda MX-5, c'è il riscaldamento del volante, c'è il riscaldamento del sedile, posso ovviamente decidere come deviare i flussi. L'unica cosa che un pochettino mi ha lasciato così sono le logiche di gestione del sistema infotelematico, che è classico, il classico sistema Mazda che abbiamo trovato nelle vetture dagli anni 2020 in poi. Si opera con la rotella, quella che c'è qua nel tunnel centrale, classica, non ha nulla di che, però la compatibilità con Android Auto ed Apple CarPlay funziona abbastanza bene e non mi ha dato di che preoccuparmi. Bellissimi comunque anche gli interni, perché la qualità costruttiva è secondo me molto buona, anche se ci sono materiali rigidi nella parte alta, nelle parti centrali ci sono materiali non solo morbidi ma anche imbottiti in alcantara con queste cuciture rosse, anche le sellerie sono ottime. Questo è uno dei pochi sedili sulle auto di questo segmento che mi danno un grandissimo potere contenitivo pur risultando incredibilmente comode. Poi c'è il piacere di guida, che secondo me è la vera star di quest'auto. Ci sono poche auto di questa categoria capaci di farsi guidare e farsi amare così tanto. Ecco, lei è una di quelle auto che si fa guidare, ti fa sentire al sicuro, è divertente da guidare con il suo peso molto molto ridotto. È bella, mi piace perché funziona molto bene. Detto questo, scendiamo che tiriamo due conclusioni. Insomma, avete visto, questa Mazda 2 mi ha fatto assolutamente innamorare. Bella, mi piace, si guida incredibilmente bene e secondo me è una scelta simpatica per tutte quelle persone che ancora amano la guida, vogliono un'auto affidabile e capace di non dare problemi nel tempo, soprattutto regalando tante emozioni e riuscendo a creare un legame, un rapporto con il conducente che difficilmente si trova su altre auto. Brava Mazda, ma fatemi sapere un po' voi che cosa ne pensate di quest'auto qua sotto nei commenti. Ciao!